Invece questo video qua lo voglio dedicare a chi lo voglio dedicare? A Lupo Grigio. Voglio dedicare Lupo Grigio. Quindi Lupo Grigio mi ha detto: ma tu mi hai fatto dei video contro e adesso invece mi stai facendo i complimenti. Perché ti faccio i complimenti? Perché sei bravo. Ma io non ti sono venuto contro. Io ho detto soltanto che se vuoi fare che se vuoi fare dei video informazione, allora non ti dico io, non è che dobbiamo andare a fare resoconti come tutti quanti, ma se perlomeno a dare, cioè se vogliamo fare un discorso, farlo in modo che si possa capire, quindi che abbia capo e coda, o che comunque porti a riflettere. A me piace tanto la riflessione e porto a tutti un certo modo di una mia riflessione che magari non è quella degli altri. Ovviamente calcoliamo, come ho detto, che YouTube è fatta dalla stragrande maggioranza di ragazzini, quelli che vengono a fare i cosiddetti troll, che sono ragazzini. Poi ci sarà l'adulto, magari che non ha, come quello che mi dice: ah, ma tu stai a perdere tempo, te la vai a prendere. Poi ci sono i difensori, no? Quelli che proprio io me ne frego, cioè, ma che me frega, io faccio video perché mi piace, ho voglia di porre domande, le metto su YouTube, poi prima o poi passerà qualcuno che sarà interessato. Non è che penso che non interessi a nessuno, cioè non è che devo, non è che lo faccio per lavorare o perché. Perché cosa pensate veramente che uno possa guadagnare qualcosa facendo video su YouTube? No, lo fai per passatempo, lo fai per così, per porre domande, per dare riflessioni, per dare informazioni. I video che gli ultimi due che hai fatto, come dire, usando quella che io dico la parola, quindi fare il doppiatore. Fantastico, io su quelli io dico, dice, ma non ti dico, ma secondo me potresti farlo in tanti modi. Ok, stavo dicendo, mi ero stato interrotto da una telefonata. Allora, stavo dicendo che, caro Lupo Grigio, continua così, fai il doppiatore, beh, sei bravissimo. Ma non dico, se vuoi buttarti su questa cosa qua, secondo me è fantastica, è una bella idea. Ovviamente YouTube permettendo. Oppure, cioè, io penso che di fantasia ne hai. Basterebbe soltanto trovare il modo di applicare, ma anche fare videocritica o. Poi lascia perdere quelli che conti, i terrapiattisti e quant'altro, perché secondo me potevi farli i video belli. Ora io lo dico a voi, non perché ritengo che i miei siano belli, però per me se non lo sono. Perché non ho visto nessuno che abbia criticato in qualche maniera cioè sinceramente tutti i commenti che io vedo, o tutte le cose che. Non ho trovato nessuno, quindi mi piacerebbe che qualcuno criticasse magari un fatto storico sbagliato, oppure che ponesse una domanda o un argomento invece di toccare. Ma siccome non ne avete, cioè, io non ne vedo, non ho mai visto qualcuno che abbia criticato un qualcosa a livello storico, a livello politico, un'analisi mia sbagliata, errata, un pensiero. Cioè, io penso che sia interessante quello, no? Poi per il resto va bene. Comunque continua così, cioè, non pensare che io ce l'abbia con te, io non ce l'ho con te. Ma siccome tu mi hai detto, e hai detto che
anzi, mi hai detto che io stavo seguendo uno come Tinelli. Allora, io seguo coloro che fanno i video, che fanno video interessanti, perché nella vita le domande bisogna farsele, non puoi non domandare. E il fatto che io stavo seguendo, adesso non seguo più un cazzo di nessuno, però prima seguivo Tinelli, seguivo te, seguivo altra gente, io li seguo chi fa video e che mi pone delle questioni e lui le poneva. Tu non puoi dare per certo che non sia vero, perché per darlo per certo, neanche se arrivassi come astronauta, ma anche se lo vedessimo. Ma siccome io lo so benissimo che la Terra è un globo, perché non sta in piedi l'idea dell'idea di Tinelli della Terra piatta. Ma ci sono tanti motivi. Uno dei motivi più tanti, per esempio, è il fattore del Sole. Perché se fosse come dice lui, io il Sole non lo vedrei girare per così, ma lo vedrei girare per così. Giusto? Cioè noi lo vediamo girare davanti a noi. Quindi io dovrei pensare che giri in tondo, ma se ci fosse come dice lui, dovrebbe essere dall'altra parte e io non lo potrei vedere. Cioè, non so se è l'unico modo. No, non è che è impossibile, eh. Cioè, se il sole, siccome sono in Liguria, io lo vedo nascere e lo vedo posare, per cui lo vedo che fa questo arco qua. Ora, se fosse come Tinelli, dovrebbe fare così, ma io non lo vedrei perché dovrebbe essere dall'altra parte della Terra. Quindi io lo potrei vedere soltanto se il sole si trovasse dietro di me. Invece lo vedo davanti, cioè lo vedo in alto, ma perpendicolare, così, vedo, diciamo, obliquo, ma lo vedo nascere a levante e scendere a ponente. Guarda che bella fortuna che ho. Ma penso tutti, cioè basterebbe ragionarci, cioè, no, poi magari uno può dire, ma no, perché, sai, va sotto. Non avrebbe senso. Pensateci, non avrebbe senso. Quindi per forza di cosa la Terra è un globo. Vai. Mi raccomando, eh.